il tema di questo congresso di chiusura, nel quale noi facciamo il punto della situazione dei service dell'anno lionistico, è proprio l'ambiente. L'ambiente come nostra casa. Noi, una delle aree di service di azione del Lions Club International, riguarda proprio la tutela dell'ambiente, della biodiversità, far crescere nei giovani una sensibilità diversa sia in capo all'ambiente nelle sue varie forme, non solo come rispetto delle creature, ma anche sull'utilizzo delle risorse e sul compostaggio, sul riuso dei materiali. Che cosa rappresenta allora il congresso di chiusura? Il congresso di chiusura è il confronto dei delegati dei 60 club del distretto sulle attività svolte in quest'anno e su alcuni focus che l'associazione internazionale ha voluto dettare a tutti i soci, a tutti i club che la compongono. Quest'anno l'argomento del nostro congresso distrettuale è l'ambiente. Gran parte della nostra attività congressuale è stata dedicata a approfondire questo tema e soprattutto le possibilità che i soci e i club hanno per portare avanti le attività di servizio su questo argomento così importante. Tutti noi sappiamo che deve aumentare la sensibilità della nostra comunità per questo argomento che è fondamentale per il nostro futuro. Il motto dei Lions è: dove c'è un bisogno, un'esigenza, lì ci sono i Lions. I Lions anche quest'oggi a Ventimiglia hanno confermato che aumenteranno il loro impegno per risolvere o comunque affrontare al meglio le problematiche dell'ambiente e della tutela dell'ambiente per il nostro futuro e per il futuro delle nostre comunità.